Molto bene ragazzi, a Manicuore sono qui, a Manicuore, se non è che sono qui a Manicuore, sono qui a Manicuore, vi avviso a Manicuore che questa sarà l'ultima sede della giornata sullo staff IGIVA ragazzi, sì, perché per assorbire la sua energia serve, mi serviranno tantissimi assedi, ma per fortuna non è a tempo limitato da quanto vedo, non mi compare nessun tempo limite, questo significa che potrò lavorarci per tutte le vacanze natalizie, finché per appunto non arriverò a sconfiggerlo nell'ultima fase dove scenderà al terzo livello, quindi il livello più basso, dove finalmente lo potrò sconfiggere. E spero di arrivare per appunto a quella fase, così da potervi poi a inizio gennaio, quindi inizio 2020, caricarvi Buongiorno. chi è questo? Ah, è quello, quello del mercantile del laboratorio botanico. Ok, stavo dicendo, spero quindi di potervi caricare inizio 2020 la clip in cui finalmente sconfiggo il drago rosso, lo staff IGIVA per l'appunto. Il staff IGIVA. Continuo a dire lo staff IGIVA perché mi veniva a dire lo Xenogiva con appunto lo Xenogiva. E quindi vedo a dire lo staff IGIVA, non il staff IGIVA. Comunque, hanno deciso che bisogna avere il sapigiva per non lo sapigiva, perciò devo L'obiettivo riuscire ad finale sarà adattarmi. eliminare la creatura, quindi. Allora, perché nel scorso episodio, ragazzi, un Quando si assedio sarà dura 20 indebolito un minuti. mostro, inizierà Noi ad assorbire dobbiamo. energia. Non appena il deposito di energia verrà esaurito, si sposterà a un livello inferiore. Appunto, c'è la perdita di Approfittate caposquadra di quel momento operativa. per seguirlo. Colpitelo per rompere parti del suo corpo o sfruttate l'ambiente per attaccarlo. Tutte le volte io parto, che so che reagisce, tutte le volte però parto così, che voglio attaccarmi alla zampa. Comunque stavo dicendo, ve l'ho già spiegato, il caposquadra operativa, se avete visto questo episodio, cosa bisogna fare? Cioè, noi dobbiamo colpire il più possibile in modo che assorba l'energia, più energia possibile al terreno, in modo che si sposti a un livello inferiore. L'energia la consumerà anche facendo gli attacchi, tipo che fa le esplosioni e robe varie. Perciò, ecco, tipo questo. Perciò dovremmo farlo incazzare il più possibile. Da quanto poi avevamo letto anche nelle istruzioni, se il sapigiva ha l'attenzione su un cacciatore in particolare, utilizzerà ancora più frequentemente attacchi che sfruttano l'energia del terreno. Perciò, intanto qui lo faccio cadere, partiamo sempre con io che lo faccio cadere. Spero di non morire prima che scada il tempo in questo assedio come in quello nel secondo assedio e di riuscire a farlo e di riuscire per l'appunto a riuscire a far scadere il tempo, almeno quello. Mi ero divertita con la ricognizione che durava, in cui per l'appunto riuscivi ad arrivare anche nell'area 2 con lo sapigiva, quindi mi ero proprio divertita. Adesso qui sarà una gara riuscire a far esaurire il primo livello, il deposito di energia del primo livello. Cavolo. C'è qualche trap? Vado a culo! Sì, Madonna, la punta dell'ala! Dai, così. Adesso c'è un'altra trappola per fargli cadere in testa, quella là. Ragazzi, farlo cadere nelle trappole, fargli cadere in testa ai massi e farlo cadere nelle trappole gli costa tantissima energia, quindi velocizziamo le cose in pratica. Eccolo lì, subito assorbe energia, ecco fatto. Una. E già ragazzi, neanche 2 minuti. E già ha assorbito una volta l'energia. Penso che se la faremo assorbire 2 volte, un'altra 2 volte passerà
a livello successivo. Sono andata a fuoco intanto, perché ho detto che è l'elemento fuoco, sì. Dopo poi quando caricherò il video, che questi video probabilmente li sto registrando oggi che è lunedì, ma li vedrete domani, martedì, probabilmente. Vedrò di andare a vedere quali sono effettivamente le debolezze di questo Sapigia, perché ho ipotizzato che fosse debole all'elemento drago. Potrebbe essere debole anche al ghiaccio. Non lo so, lo potrò vedere. Lo Xenogiva, quindi la versione, il cucciolo in pratica, perché avete capito che lo Sapigia è la versione adulta dello Xenogiva, era debole a tutti gli elementi in pratica. Però lui sicuramente il Sapigiva ci avrà un elemento in particolare a cui è debole. Il movimento strano sembra instabile, lo so. No, 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 volevo fare... No, volevo colpirlo perché se gli colpiva la coda lo colpiva la trappola. No, ma stavo sprecando la trappola. Questa è una cosa molto triste. Comunque sono fatto sussottare qua per appunto che questa volta sprecherà molta energia. Ok. Ok, tirati su, tirati su, tirati su. No, 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 perché? Cioè adesso era sotto la zona della trappola, ma quel paese vai. È solo morta. Un classico, stavo per dire che tu ritorni in vita sopra la vita extra, ma hai molto fai tempo a colpirti un'altra volta con l'attacco che ti ammazzi sul colpo. Che vola di là. Ma speravo di andargli sotto prima che mi colpisse. Sono morta! No, sono via, sono via! Madonna, che io ho fatto male! Se io ho tolto l'energia! No, come? Ma non mi avete... No, uffi, che palle. No, questa sconfitta non l'accetto. Non posso neanche mangiare perché non sono passati neanche 10 minuti qui, cioè, giustamente. No, ma che...
Vabbè, quel paese. Io se triga sta cosa che ti colpisce anche quando gli sei dietro. Oggi ragazzi mi sa che gioco da schifo. Gioco da schifo sì, è sul proprio sono morto. Se mi ha fregato quando prima per sbaglio ho fatto cadere la trappola che lui si era girato, avrei potuto colpire tranquillamente la coda, lui si è girato però, attenzione. Non sta fregata. Oh mio Dio, 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 mio Dio. Ma non me ne frega se è uscito l'episodio di 50 minuti che sta andato sull'episodio di 10. Io volevo fare una bella partita, richiamare i vecchi giorni in cui raccontavano che se non giva, minchia, non mi è servito. È più... è un incubo sta cosa. No, veramente, questo lo devo fare con calma, ragazzi, non ce la faccio. Magari fosse stato sconfiggibile in una volta sola, ma è impossibile, impossibile. Devo appunto farlo fuori, no, devo farlo fuori off camera, ragazzi. È triste dirlo, ma devo farlo fuori off camera. La cosa triste è che la posso sussultare quando non è sulla zona della trappola, capito? Perché se facessi sussultare la zona in cui c'è la trappola, perderebbe un sacco di energia, subirebbe poco dopo l'energia dal terreno e sono morta, raga. Non so guarire invece. Sono morta! Ho mal di testa, ho proprio avuto mal di testa. Non so cosa mi è preso, può essere che sono partita a registrare, ma era partita tutta carica, tutta contenta, invece sono... Però ero tutta contenta di affrontare questo safigiva, ma no, per niente. Niente. Dovrò farlo fuori off camera, ragazzi, mi spiace. Vabbè. Ho registrato solo due episodi, ma come ho detto ho iniziato a registrare che il tablet avrà 53% di batteria, guarda, 31%, non riesco a registrare un altro assedio anche perché ho finito il tempo per registrare, ragazzi. Quindi ragazzi, io di oggi direi che si possono concludere qui. Veramente mi dispiace tantissimo, ma vi prometto assolutamente, ragazzi, che non è gli elogi, voglio uscire da qui, voglio tornare qua. Non so, voglio uscire da qui dalla taverna 1, voglio andare subito. Bravo, le. Fatemi uscire e andare a Seliana, le. Alla buona vecchia Seliana. Vediamo se con i dati del laboratorio biologico raccolti riusciamo a vedere le debolezze dello Sofigiva. Quindi
ragazzi, stavo dicendo a mani in cuore, concludo qui l'episodio, ragazzi, mi dispiace moltissimo dire che per forza dovrò sconfiggere lo Sofisiva off camera e registrare successivamente la clip, spero di farvela vedere entro inizio gennaio, però l'unica cosa, la cosa positiva è che non è a tempo limitato dentro il tempo limitato della missione, cioè che posso sconfiggere o ridurre fargli ridurre l'energia dei tre livelli finché per appunto è disponibile la missione, e non come la Kuf Tarot che quando è finito il giorno, una giornata dentro il gioco, ti diceva assedio completato anche se non gli avevi spaccato le corna, e quindi andava avanti così tutte le volte dovevi riprovare dentro il tempo limitato della missione evento. Fortunatamente questa cosa con la sua fisica non c'è, quindi posso andare tranquilla a farlo fuori tutte le volte che voglio, sperando di farlo fuori e per appunto entro di ucciderlo entro, ragazzi, questo periodo di pausa in cui non registro video, ragazzi. Quindi ragazzi, il video di oggi direi che per appunto si possono concludere qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il video. Questa settimana mi dedicherò quindi a completare i gameplay di Final Fantasy 12, perché anche quello lo devo completare. Ragazzi, intanto continuiamo nella notte di catch, se per l'appunto mi è comparso. Sì, è stra debole l'elemento, madonna, è stra debole l'elemento drago, ragazzi, ci avevo azzeccato. Oh mio Dio, se è stra debole l'elemento drago. Intanto vediamo, la testa può essere rotta, può essere tagliata la coda, possono essere rotte le ali, le zampe davanti possono essere rotte, chiaramente è vulnerabile a armi che ovviamente non sono i falcioni insetto, comunque è vulnerabile anche a quello. Corno duro, ala dura, frusta, artiglio duro, ricompensa di drago, corazza pulsante, frammento, corteccia, ala dura, artiglio duro, corno duro. Fantastico, ragazzi. Quindi per oggi è questo, posso concludere qui, però appunto se vi sono piaciuta la cosa, se vi piace ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i video. Chi vorrà vedere l'episodio, e noi ci, vabbè, insomma, chi ci tiene a vedere la sconfitta del nostro ufficiale dovrà aspettare appunto inizio 2020. E noi nel frattempo per appunto, ragazzi, con Monster ci chiudiamo qui e noi ci vediamo alla prossima.